Scusate, scusate, avete per caso visto un giovane, alto, robusto, di raffinate vesti e modi? No? Sicuri? Vabbè, meno male, va? Se no chissà in che guaio mi avrebbe messo. No! Non è un ragazzo pericoloso, ma estroso, un grande estroso. Predilige tutte le scienze e le arti, la musica soprattutto e il bel canto in particolare. E siccome noi amiamo che le nostre opere siano eseguite da voci celestiali, esatto, come quelle dei bambini quando sono ancora piccoli piccoli e senza malizia, perché così dovrebbe restare l'animo umano, puro, vergine e immacolato. Ma no, signora, voi pure siete vergine, no? E come mai? Ah, è certo, perché poi i bambini come nascerebbero? E a noi fanciulli servono, però poi il bambino cresce, allora bisogna, come dire, bloccargliela questa crescita. Come? Zac! Un colpo secco e la pratica è compiuta e archiviata. Di che pratica sto parlando? Castrazione. Statemi a sentire. Bisogna agire sul tempo e tagliare i testicoli prima che l'avvento della pubertà comporti un cambiamento dell'estensione vocale, perché è importante che conservino la potenza e l'elasticità della voce adulta, ma il timbro di una laringe da bambino. Ed è proprio grazie alla castrazione che veniva praticata in chiesa, eh? Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, che il XVII secolo può vantare gli dèi del bel canto, che sapete come venivano chiamati, no? Voci senza sesso. Niente dolore, per carità. Siamo molto attenti e sensibili affinché il bambino neanche si accorga di quello che gli viene fatto. Da adulto poi sono fatti suoi. Come dite? Che crudele e brutale questa pratica. Signori, se vogliamo dirla tutta e fino in fondo, quella è illegale. Le guardie si acchiappano quelli che fanno queste cose, li portano dritti dritti al patibolo. E le famiglie? Ma le famiglie stanno abbacchiate. Alcune li costringono ad accettare la prassi, altre, con la scusa di fargli ricevere una dotta educazione e istruzione, li affidano ai preti, sapendo benissimo quello che gli verrà fatto, ma pulendosi la coscienza. Altre ancora li vendono per miseria, fingendo poi disperazione. Una volta è venuta da me una madre a dirmi che mi avrebbe ucciso per quello che avevo fatto al suo bambino. Io le ho risposto che avevo solo preso quello che lei stessa mi aveva regalato. E infatti, Raimondino, questo è andato a fare, a comprare o rapire qualche piccolo miserabile per farne un soprano naturale. Chiamiamoli così, castrati, pari brutto. Pare che li chiamiamo mezzi uomini, suona anche come un'offesa. Però è vero. È certo, un furfante, un brigante, un farabutto. Ma come vi permettete? Raimondo è un principe, il principe di San Severo. Io sono il suo maestro di cappella. E si sa che coi soldi tutto si può comprare anche l'anima, anche se a volte ho idea che quella di Raimondino sia posseduta dal diavolo. Scusate, io, preso dalla foga di trovare Raimondino, mi sono dimenticato di me. Vi prego, lasciate che mi presenti.
Io sono Leonardo Vinci. No, no, non cominciamo, non Leonardo da Vinci. Quello ha inventato altre cose, non siamo nemmeno parenti, come qualcuno vorrebbe far credere. No, Leonardo Vinci è il mio nome e sono io uno dei massimi maestri di quella che è nota come scuola operistica napoletana. Per servirvi. Thank you.
Ah, ecco qua. Sto comodo, grazie. Però poche confidenze, mani a posto, perché io non sono castrato. Dunque, come dicevamo, io sono il più grande... Chi è stato? Chi è stato? Siete stato voi. Voi? Siete stato voi. Confessate, no? Vi voglio credere. Dunque, come dicevo, io sono il più grande... Ma questa indecenza proviene da lì. Maestro? Maestro? Permettete una parola. Voi mi sembrate una persona tanto seria e vi mettete a fare dei rumori così poco... Io parlerò con chi di dovere per farvi togliere dall'onorevole incarico di dirigere le opere del più grande maestro della scuola operistica napoletana. Maestro, io a voi vi tengo d'occhio, però forse qualche musico, qualche musico invidioso della mia fama che ha fatto la pernacchia. E tu? Tu che vieni dalla popolare commedia dell'arte ed entri nella musica nobile, hai anche il coraggio di ammetterlo. Pulcinome, ma allora è vero che tu sei ribelle e irriverente, soprattutto verso di me, ora, che sono il più grande... Ma... Il più grande maestro della scuola operistica napoletana. Esatto. E adesso inginocchiati e baciami le mani. Che significa? Significa inginocchiati e baciami le mani, così sei un zappatore. E un zappatore mi avrà copiato? Non devi fare confidenza con Mario Merola, hai capito? Mario Merola, chi è? Un cafone come te? Come te? Ignorante. Ignorante a me? Ignorante a me che sono il più grande... E finalmente una cosa giusta l'hai detta. Ma non è che mi stai prendendo in giro, eh? Però... Mi avete detto 7 volte. Però, è sempre mente fuori. Ah sì? E perché? Perché Merola è il re della sceneggiata napoletana. La sceneggiata napoletana? E cos'è? Certo, opere serie e intermezzi buffi. Perché? Intermezzi buffi, hai visto Pulcinella che pure tu non sai tutto? E allora spiegatemi. Farò di meglio. Prima di spiegartelo, te lo farò vedere e sentire. Ora senza fatti pernacchia. Sì, ti perdono, però tu devi fare il bravo. Sì, faccio bravo. E allora stai zitto, Pulcinella. Perché comincia la magia. Ora che ho deposto le armi, bisogna mi rivesta per andare in senato o con la toga o almeno con la pretesta. Olà! Cosa comandi? I servi miei ho chiamato e non lei. Anch'io sua serva sono, mio signore. Anzi, io voglio essere suo buon servitore. Parte complimenti, si vorrebbe vestire. Sarà mia gran fortuna se bisogna poterla qui servire. Clotilda, sto in camicia, che tua vergogna. Meco già confidenza. Manco mal coi calzoni, e son questi alla moda coi bottoni. E mi tengon sì stretto che non lasciano il sangue circolare. Vuole mettersi il corpetto? Ah, lasci stare! Voglio aver quest'onore, che di mia mano vada oggi vestito. Gran cortesie son queste! Sogliono l'altre donne spogliar.
costei mi veste. Vuole adesso la giunta? Anzi, la doga può entrare in senato. E si potria saper per qual negozio? Per certe pretensioni in cui posto mi son, per passar l'ozio. Che ufficio pretendete? Pretendo essere eletto oggi pretore. E senza aver studiato volete fare ditti e dar sentenze? Molti nei tribunali assisi sanno e meno di me sanno e pigliano poetiche licenze. Sarebbe però bene prender qualche lezione per avante e non mostrarsi affatto un ignorante. E chi me la va a dar? Se lo volete, vi manderò un maestro che con saper profondo di tutte le materie tocca il fondo. E con metodo nuovo e non usato in pochi giorni sbriga. Clautilla mia ti resterò obbligato. Così mi voglio un poco di costui prender gioco. Ma l'ora va passando e bisogna che io vada. Prendo la toga e lascio star la spada. Si lasci servire intanto da me. No, non detto soffrire decenza non sì, no. Si lasci servire, no. Si lasci servire, no, decenza non. Via qui, metta il braccio. Perché lo comanda? Ma che te lo faccio? Quest'altra panna va bene così, va ben signore, va ben, va ben signore. Se mai son pretore sarà in questo dì, ti fuo pretore sta l'impegno la fe. Sì, sarà in questo dì, ti fuo pretore sta. Sì, pretoressa, si lasci servire, impegno da me, impegno da me. Bravi, bravi, bis, bis. Allora, ti è piaciuto il mio intermezzo buffo? Cosa? Non ho capito ancora cos'è questo inter. Per spiegartelo dovrei partire dall'inizio. Questo anche sei stufato. Ma perché già ti sei stancato? Sì, però posso sapere, ma quando si mangia? Pulcinè, devi aspettare ancora. Perché? Altri due atti. No! Pulcinè, ma dove credi di stare? In cantina? Maestro, mi meraviglio di voi. Tutto sapete che dei parchetti, dei teatri, la gente mangiava e faceva pure certe cose. E quelli erano più fetenti di te. Ma la musica, il teatro e l'arte sono cose serie e sacre e meritano rispetto. Sì, vabbè, però più la pancia è piena, più si capisce perché. E poi, ed è grafa, maestro, ma voi non ci avete detto? Mettete la roba fuori, maestro! Pulcinella, lascia stare il maestro, che quello deve restare concentrato. Non lo senti come suona bello, no? Come dirige, bello. Sì, bravo, ma maestro, cacciate la roba fuori.
Maestro, non gli date retta. Pulcinella vuole scherzare. Quello è vero che ha fame, ma è più una fame di sapere. No, io tengo proprio forse di una bella spaghettata. Cazzo, odio e pipino, zitto! Va bene, allora alla fine dello spettacolo ti porto io a mangiare una bella spaghettata aglio, olio e peperoncino, va bene? Voi veramente siete il più grande maestro della scuola operistica napoletana. Oh, e finalmente l'hai capito. Ah, non mi prende in giro, no? No, quante fine aveste tutte, però mi dovete ancora spiegare. Com'è nata questa scuola? Ah, ecco una domanda seria alla quale risponderò con piacere. Vedi, Pulcinella, il successo della scuola operistica napoletana dipese dalla nascita dei conservatori. Quei palazzi con le finestre che suonano. Esatto. Quei palazzi dalle finestre che suonano, ma vedi, prima di diventare scuole di musica, erano posti per orfani abbandonati e poverelli, e non solo del regno di Napoli, ma di tutto il regno, anche in Calabria. Io infatti sono nato in Calabria, a Strongoli per l'esattezza, nel cuore del marchesato crotonese, ma cresciuto e pasciuto qui grazie al supporto di famiglie aristocratiche calabresi, pure morto, ma questa è un'altra storia. I conservatori a Napoli erano quattro: Santa Maria di Loreto, la Pietà dei Turchini, Sant'Onofrio a Porta Capuana e il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, che fu anche casa mia e dell'illustre maestro Gaetano Greco, mio padre musicale, che alla sua morte mi lasciò il posto di maestro di cappella in conservatorio. Ah, e tra i miei allievi ebbi anche Pergolesi. Invece da Greco imparai la raffinata arte del contrappunto. È una cosa musicale, difficile da spiegare anche da fare. Io però scoprii che, rendendola facile, si poteva ottenere una esaltazione della vocalità. Il bel canto! Il bel canto, esatto. E fu proprio questa melodiosità che diventò una caratteristica di tutta l'opera napoletana. Riconoscimenti da Roma, Venezia, Firenze fecero di me un maestro tanto noto che i maggiori poeti si proposero di scrivere quelli che poi sarebbero diventati i più bei libretti d'opera. Ah, e io non facevo nessuna differenza tra un'opera seria e una buffa, dato che le consideravo tutte figlie mie, perché in tutte io ci mettevo questo, il cuore, e quando c'è questo il pubblico lo capisce. E che significa? Significa che i sono pezzi cori e un altro capolavoro del maestro Mario Merola. Nata voto stu Mario Merola. Mario Merola non si tocca. E come Maradona, Maradona, Merola, Maradona, ma chi è sta gente? Intermezzo buffo, così chiamato perché veniva eseguito tra i vari atti di un'opera seria, serissima, tragica, divenendo poi un gioiello musicale a sé stante, tanto che compositori della fama e fame, sia di questo che di questo, come Handel e Vivaldi, veneravano le mie composizioni. Fame, 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 impossibile, nessuno ha più fame di me. Povero a me che dopo devo portarti a cena. Comunque, i protagonisti dell'opera buffa non erano più gli eroi mitologici o storici osannati nella serie, come nel mio Silla Dittatore, di cui per l'appunto Albino e Plautilla costituisce il secondo intermezzo buffo eseguito a Napoli per la prima volta al Teatro San Bartolomeo nel 1723, bensì gente comune, come nel caso nostro, in cui una servetta, innamoratasi del suo padrone, si traveste da precettore e tra una lezione di filosofia e una di dizione per sedurlo, tenta appunto di fare una corte spietata al nostro signorotto che voleva diventare senatore romano. Ma bella, ma avete scritto voi questa storietta? No, un mio fido collaboratore, Berardo Saddumene, grande ammiratore del francese Molière.
al cui borghese gentiluomo pare che il testo si ispiri. Senti Pulcine, facciamo una cosa, Tu tieniti a Mario Merola e Maradona, che mi tenga a Molière. E anche tu devi piacere ad Albino e Plautilla, perché li appena li hai nominati sono ritornati. Curioso capriccio è stato il mio, e nerito da me stessa per pigliarmi piacendo un sciocco amante. Travestita da pedante, e quel che peggio ho da dargli lezione di ciò che poco intendo, ma è tanto moccolone che tutto comprerà quel che gli vendo. Ed appunto qui viene, non dice male Plautilla, imparar voglio qualche cosa per poter comparir. Domine vale, parla greco costui, giove a sinistra, buoni per voi, signor. Cosa volete? Sono il ludi magistro, ho da darvi lezione. Ma se parlate in greco, poco vi intenderò. Latino io parlo. Dovevate avvisarlo, perché se me lo aveste detto prima, vi avrei risposto per la stessa rima. E parla dunque il latino. Tantum quantum. Tantum quantum. Che voglia significar tutti qui non discerno. Parlo latino, ma latino moderno. Meglio da parlar. Ma dica adesso, vi vorrebbe imparar. Quel che conviene alla mia qualità. Se per filosofia fu d'ogni facoltà la vera norma. La materia è per me roba che stomaca, e quella dalle scarpe ho sol forma. A diversi principi la mia scala. E quali sono? Il primo è che si debba dubitar di tutto. E ancor di quello che si tocca e vede. Si pissa più i sensi di scipion chi lor crede. Dunque dubitar devo, perché abbiate i calzoni e non la gonna. Se voi siate un filosofo o una donna. E chi ve ne assicura? La barba che le donne mai non hanno. Honest essentia, extrinseca figura. Se non est quintessenza, nemmen di me saprete se son uomo. Quando non ne facciate altra esperienza. La cosa è problematica. Et in buona retorica se ne può dubitar. Ma non in pratica, e per pratica sol si va sicuro. Per pratica io ci coglio anche all'oscuro. Oggi questo è il sistema delle persone dotte. Non saper dir se sia di giorno o notte. Ed io se interrogato fossi d'alcun, come risponderò? Né sì, né no, affermare per negare non si deve cosa alcuna, di quanto è sotto la luna, né il cielo più, mai si dà, mai si dà, mai, mai, né certo, mai si dà, mai si dà. Thank you.
Si risponde da chissà, si risponde da chissà. Ecchili, ecchilo, si risponde da chissà, da chissà, da chissà, da chissà. Affirmo, e negare, non si deve cosa ancora, di quante sotto la vita, di ciò. Ma si va, poi, poi, si certo, ma si va, ma si va. Affirmare vil negare non si deve cosa alcuna, di quante sotto la luna il cielo, il cielo. Ma si va, ma si va, ma si va. Dunque, o pur credo, dovrò dir. O non sia tuo vapero, con le aperto, non sui roto. E chi per pronunziar, serro lo bocco. Il punto sta in aprirla, né più, né meno, né quello che le tocca. E pria ogni altra cosa. Questo modo insegnar. Oh, poveraccio me, son grande e grosso, e ancor non ho imparato di parlare. Sol con una lezione ch'io me ne dia, voglio che voi parliate meglio di Marco Tullio Cicerone. So dunque. Alle vocali bisogna stare attento. Per dir A, come fate? A. Le labbra più aperte. A. Troppo adesso voi le spalancate. Eccovi la misura di quanta d'esser grande per dir A, l'apertura. A, a. Sì, sì, va ben. Per me come si fa? Se aperto, un terzo meno. Se chiuso, e basta aprirne la metà. E lì? L'inferiore labbro va contratto un po' più giù. E, e? Giusto così, ma lo... Questo lo so. Oh, oh, veniamo a lui. Si pronunzia stringendo i labbri in foro. Oh, oh, più stretti. Oh, va bene adesso. Alla buon'ora. Così avrete la lingua assai più sciolta. Ma per meglio accostumarsi, tornateli a ridir più di una volta. Ah, un altro uomo, so di prima molto più.
quanto piove. Io so di prima molto più. Ancor su questo qualche dubbio io sento. Io vi ludo per cosa certa. Ed io contra sì argomento perde. Si non potestar darvi cosa alcuna certa scienza ergo. Nemen di mea profitazione si può saper. E provo conseguentam. Mi piace l'argomento, perché, signor, chi principio te ad acuir l'ingegno, ma in quest'altra lezione io ve ne spiegherò la soluzione. Dal parco paladino venite oggi a trovarmi nel boschetto ch'io devo portarmi e la vi aspetto. Verrete? Sì, verrò. La mano me ne date. Ecco, ecco se ti vado. Verrete? Verrò. La mano me ne date. Sì. Verrete? Mano bianca e morbida per questo man di femmina. La pietà filosofica manca e la pelle vigida. La voce ancora è simile. Non fate di sofistico, non fate di sofistico. I crini al manto candido dicono soldino. In apparenza ingannano, potendo impedirlo. La voce ancora è simile. I crini al manto candido, i crini al manto candido. Ora devi vedere. Cos'altro? L'ultimo atto, quello nel quale i due faranno, capisci a me? Preparate luci rosse. Pulcine, ma quali luci rosse? Questa è un'opera seria. Aspettate, io metto il pezzo buffo. Ah, vedo che hai capito.
Bravo. E perché mi sto appassionando? Plautilla torna Plautilla. Se Plautilla torna Plautilla, chissà, magari con una lunga bacchetta magica. Pulcine, ma che hai capito? La bacchetta è... Sì, ma quella di Albino è più lunga. No, quella pure il maestro ce l'ha lunga la bacchetta. E certo che gliel'ho vista. Gliel'ho vista tante volte e toccata tante volte. Dopo lo spettacolo non vuoi venire più con me. E perché? Perché mi metto paura. Ti metti paura? Perché? E voi, queste bacchette, ma non è che volete una bacchetta mia? Nepulcine, ma perché la bacchetta ce l'hai pure tu? Sì. E fammela vedere. Sì. Fammela sì. Toccare, dai. Sì. Non ti fai ridare, che ti spacco la capa. Io ho una reputazione da difendere. Una reputazione da difendere? Ma che significa? Nepulcine, ma tu che hai capito? Le femmine piacciono pure a me. La bacchetta è veramente una bacchetta magica, come quella dei maghi. Non ci credo. Mi dovete sfiorare, giurare sulla capa di Mariovedova e Paratuna. Senti, io non ti giuro proprio niente. Perché stasera ti confesserò una cosa che nessun altro sa. E allora mi dovrai credere sulla parola. Io ti racconterò come sono morto. Nepulcine, ma perché tu sei vivo? Io, certamente. Tu vivi e vivrai per sempre nella commedia dell'arte ed io ogni volta che qualcuno suonerà e canterà la mia musica, ma io e te siamo uguali. Maestro, ma com'è successo che siete morto? E te l'ho detto. Mi piacevano le femmine, forse ho guardato troppo una dama romana di alto rango e il marito ha preferito togliermi di mezzo. Siete molto giovani. Sì, ma ho composto più io che un musicista campato 100 anni. Oltre 40 tra opere serie per il Teatro San Bartolomeo e buffe per il Teatro dei Fiorentini, dove per la prima volta si sentivano i cantanti recitare accompagnati da violini e viole. E poi cantate, oratori, musica sacra, da camera, pasticci e composizioni musicali conservate nelle biblioteche di tutto il mondo. Te l'ho detto, mi piacevano le femmine, la bella vita, forse avevo qualche vizio di troppo. Raccontatemi. Ma di che cosa, dei vizi? Raccontatemi le cose belle che avete fatto. Le prime opere in lingua napoletana le ho composte unendo quella che era la tradizione popolare con la musica culta. Lo Cecato Fauzo, Le Due Lettere, Le Zite in Galera, La Mogliera Fedele segnarono la mia affermazione nel panorama dell'opera buffa. E poi? E poi, alla morte di Alessandro Scarlatti, nel 1725, divenni pro vice maestro della Cappella Reale, iniziando una florida collaborazione col poeta Metastasio, del quale ho musicato tanti libretti, Ifigenia in Tauride, Artaserse, La Didone Abbandonata, interpretata dai castrati Domenico Gizzi, Farfallino e Antonio Barbieri. E che mi consacrò a... Il migliore maestro della scuola operistica napoletana. Pure Venezia, Venezia che guardava Napoli con sospetto, mi osannava. Pulcinè, per me hanno cantato i meglio castrati. Pure Carlo Broschi, detto Farinelli. E poi a Strongoli mi hanno dedicato la piazza e la banda musicale. Pulcinè, bando alle tristezze. Oggi dobbiamo sorridere. Sorridiamo e godiamoci il finale di Albino e Plautilla.
Quel pedagogo stoico sputa dubbi, m'ha voluto burlare, mostrando di insegnarmi a ben parlare. Così m'ha detto Erinia, la savia incantatrice, mia parente, e mi ha dato di più questa bacchetta, perché io ne possa far la mia vendetta. Se con questa lo tocco e proferisco picche, subito ad arrestar come un allocco, immobile, cieco, sordo, o come voglio, finché dicendo basta, dall'incantato laccio non lo scioglio. Un mio signor Alpino, al suo gran merco, umiliter m'inchino. Adesso gliela finco. Or bene veniati, signor Ludi Magistrus, e Jupiter per voi, buoni sinistrus. Questi di grazia mii, spiegate un po' quel dubbio da quel picche, che poi vi saprò dire il bacche e il picche. Brontolor, quid ficisti? Nil, nil. Signor Albino, aiuto! Che cos'ha? Muovermi più non posso. E che gli parerà, ma non eri poi utzic. E troppo certa la disgrazia mia. Voi m'avete insegnato non dir mai certus in filosofia. Mi distico e confesso che burlato. Burlato e ancora in farmi proferire orali. Surrore e aprir la bocca. Signor sì, ho burlato. Ora me tocca. Or Dio, per compassione. Oh, strilla, strilla. E puoi veder morir la tua Plautilla. Plautilla. Quella io sono. Ma la barba. E posticcia. Plautilla sei. Io ti sciolgo e ti perdono. Bacche. Oh, siate benedetto, vi ringrazio. Se ben per voi sofferto un crudo strazio, ma come una bacchetta tanta forza può aver. Questi caratteri guardate, onda intagliata, questi fanno ogni persona quando ne è toccata con la parola picche. Rimanga dove vuole chi la tocca, ma poi con bacche sciolta si ritrova. I motti stravaganti, bacche, micchi. Che fai, Plautilla? Oimè! Ne fa la prova! Immobile mi hai reso, io son di sasso. Ho già tutte le gambe interizzite, ne posso far più un passo. Ecco, ti rendo il moto, ma che... Sciolto, riami vedi, che quello che ti ho detto mai non falla. E vediamo un poco, Mickey. Muoviti pur, ma però canta e balla. Saltarino, saltarino, io non sono, e tu vuoi farmi ballarino, saltarino, io non sono, e tu vuoi farmi ballar, farmi ballarina, la la la, farmi ballarina, la la la, farmi ballar. Son
già stanco, casco e manco, manco e casco, son già stanco. Ne plaudela, non mi far tanto spiadar, non mi far tanto spiadar. Salvarino, io no son, vedo voi farmi baldaria. Meschino me, più non ci vedo. Dove sei, Plaudilla? Non mi vedi, son qua. Vengo ad Astoni a chiederti pietà. Dove sei? Non ti trovo. Son qui che non mi muovo. Io vengo da te. Se tu giri di me, vieni alla volta mia. Oh bella, se io non so dove mi sia, cara Plaudilla, per carità, lasciati un po' toccare. Oppur ti bacche? Sta così, adesso sta. Anch'io con gli stessi armi voglio rivendicarmi. Plaudilla, te ne prego, fa ch'io ci veda.
e poi fammi morir se vuoi. Ne ho compassione e penso di sposarlo. Ora che posso farlo diventare cieco, mio talento. Plautilla mia, se ho fatto male, mi pento. Ed io già ti perdono, però voglio per me questa bacchetta. Bisogna dir di sì, io te la dono. Ma che or ci vedi? Sì, ci è Maruffo. Non lo vedi da te. Non far che torni. E se vuoi la bacchetta, promettimi che mai più patir mi farai simili doglie. Te il prometto e te il giuro. Se tu prometti prendermi per moglie ed essermi anche poi marito buono, la mano te ne do. Contenta io sono. Mia sposa. Mia sposa. Sei pur amorosa.
Sono morto a Napoli il 27 maggio 1730. Come sono morto? Chi lo sa? Dicono che io sia stato avvelenato. Dicono di aver trovato nella mia tazza di cioccolata calda una polverina bianca al sapore di fiele anziché di miele. E se ne dicono così tante su chi possa essere stato. Una madre per vendicare suo figlio. Un marito geloso per aver corteggiato la donna sua, oppure uno a cui dovevo dei soldi. Non ne ho mai avuti e quelli che ho avuti me li sono giocati. Oppure un collega, invidioso della mia fama. E questo mi farebbe davvero male. Perché in questa guerra tra poveri dovremmo tutti aiutarci, anziché odiarci. No, io non voglio sapere chi sia stato. Tanto ci rincontreremo tutti qui, prima o poi. Se vi va di venirmi a trovare e magari di portarmi un fiorellino, la mia tomba è nella chiesa di Santa Caterina a Formiello, vicino Porta Capuana. È stata la sorella del cardinal Ruffo a provvedere alle spese della mia sepoltura, giacché, come vi ho detto, ero poverissimo. Ringrazio anche il mio unico amico, fiero e non invidioso di me, Francesco Feo, che al mio funerale diresse le musiche che io stesso avevo composto per la congrega dei padri domenicani lombardi che vi dimoravano. Sono morto a Napoli, 27 maggio 1730. Non avevo nemmeno 40 anni e nel pieno del mio successo. Un successo che ho tanto desiderato venisse, ma non per essere osannato, acclamato, riconosciuto come molti dei miei colleghi, no, ma in qualche modo per riscattare la mia infanzia, della quale non ricordo nemmeno il volto di chi mi ha dato la luce. Chiunque sia stata, io la ringrazio. Perché se mai fossi venuto al mondo, mai avrei imparato e attuato l'arte che nessun'altra potrà mai eguagliare, per bellezza, sentimento, capacità di commuovere e divertire al tempo stesso. Però, che soddisfazione. Leonardo Vinci, il miglior compositore della scuola operistica napoletana. Però? Però sempre dopo, però e perdona! Pulcinè, comincia a correre, va a casita, chiappo!